Ebbene, eh sì, mi sto filmando con questo vecchio Nokia Asha 302 che ha una camera da 3,2 megapixel dietro, quindi non posso guardare quello che filma, ciò che filma, perché chi filma lo so che sono io, e filma a 640x480, un cellulare uscito nel 2011 che mia madre, che io gli ho regalato a mia madre nel 2013, ma che comunque utilizzo io perché lei non lo utilizza. E c'ha un sistema S40. Ed è strano come internet ha cambiato il nostro modo di sentire e di fare, perché in pratica io mi faccio fotografie con questo cellulare e mi filmo senza neanche poter vedere quello che sta guardando il cellulare. Io mi ricordo che prima di avere i cellulari o la filmatrice, che poi mi si è rotta, non puntavo la camera fotografica verso di me per farmi delle foto quando ho fatto le vacanze all'estero. E nessuno faceva così, nessuno girava la camera fotografica per fotografarsi con la torre di Pisa dietro. Si facevano fotografare da altri. Ma questa cosa di fotografarsi a se stessi e di filmarsi a se stessi è venuta dopo. Quanti facevano vacanze da soli a Parigi, a Londra, in giro per il mondo, anche in Italia? Anche in giro per l'Italia e fotografavano sempre le stesse cose sulla Torre di Pisa, sulla Torre Eiffel, sul Big Ben, eccetera. Ma non si fotografavano loro, perché o dovevi mettere un cavalletto, un treppiedi, oppure non ti riuscivi a fotografare, perché dovevi estendere il braccio e girare. In pochi avevano questo accorgimento, perché poi delle foto che ti scattavi tu da solo, che avresti fatto? Invece, oggigiorno che c'è internet, anche quando abbiamo solo una camera posteriore del cellulare, come io l'ho avuta nel Samsung Galaxy U5360, giriamo il cellulare in modo da filmarci e farci delle foto. Quindi niente, questo breve video l'ho fatto per dirvi come da una generazione a un'altra, da un decennio all'altro, anzi dagli anni 90 che ancora non si diffondevano i video e le foto in internet, alla seconda metà del 2000 del decennio del 2000, cioè dal 2006 in avanti, sempre più persone, anche se hanno una camera posteriore del cellulare come quella che ho io, girano il cellulare e si filmano loro. Perché una volta si diceva: ma che sei andato a Parigi per farti delle foto tu? Ma non hai fotografato la Torre Eiffel, Notre Dame de Paris, che adesso è rimasta calcinata, tutti intossicati dal piombo della cattedrale. Ma è un altro discorso che io già ho fatto in un video, andatevelo a guardare. E avrebbero detto: ma come sei egocentrico, ti fai le foto da solo, fotografa quello che sei andato a vedere. Invece, oggigiorno funziona tutto il contrario. Ma come? Sei andato a Parigi, hai fotografato la Torre Eiffel, hai fotografato i resti di Notre Dame, hai fotografato il museo del Louvre, ma non ti sei fotografato anche te. Ma di foto di quei posti li puoi scaricare a migliaia in internet. Se non ti fai una selfie tu, è come se non avessi fatto nulla, come se avessi scaricato la foto da internet.
Quindi oggigiorno ti devi fotografare, anche se per farlo non riesci a guardare ciò che la camera fotografica o la filmatrice del cellulare trasmettono. Va detto poi che io, se mi comprerò un altro dispositivo, sempre che YouTube mi paghi, non mi prendo più una filmatrice con il flessibile e no, non mi fregano più perché l'ho dovuto riparare per ben 3 volte. Filmatrice o macchina fotografica senza flessibile, con schermo fisso. Tanto basta mettersi davanti l'obiettivo che ti inquadra lo stesso. Adesso vi saluto perché sto arrivando a un'altra destinazione. Mi raccomando, commentate tutte e tutti voi se avete esperienze diverse fotografiche, da prima e dopo il web e internet. Com'è andata per voi? E diffondete il video affinché anche altri possano commentarlo, così aiuterete il mio canale a crescere. Bye bye!